In questa lezione inizieremo ad introdurre la fase di input, un input che vedremo potrà venire o dalla pianta o direttamente dalla vista tridimensionale. Inizieremo quindi in questa lezione e nelle successive a vedere proprio concretamente come avviene la fase di modellazione. Pertanto diciamo che in questa prima parte noi utilizzeremo un po' il programma come un CAD, cioè l'obiettivo di questa lezione è quella di iniziare a conoscere un po' gli oggetti strutturali che possiamo inserire nel modello e vedere proprio come si disegnano questi oggetti strutturali. Poi nelle successive lezioni, quando entreremo più nel dettaglio delle problematiche generali di modellazione, vedremo proprio come ogni oggetto poi concorre alla definizione del modello strutturale. Bene, apriamo quindi un nuovo documento, sempre di cemento armato, e come prima abbiamo accennato, l'input di una struttura può avvenire o in pianta o dal 3D attraverso l'utilizzo delle magnetic grid. In questa lezione noi inizieremo a parlare di un input che avviene dalla pianta. Avviene dalla pianta in che modo? Allora, innanzitutto abbiamo sempre la libertà di disegnare liberamente. Vedete, io ho selezionato un oggetto pilastro e a questo punto, vedete, stesso con gli snap, in particolar modo con l'utilizzo dello snap prolungamento, io posso inserire le mie pilastrate sulla pianta utilizzando poi queste misure che dinamicamente, diciamo, si aggiornano per poter distanziare opportunamente i pilastri. Ma sicuramente la modalità più naturale per condurre un input è quello di appoggiarsi ad un riferimento che può essere una griglia oppure un disegno di XF e di VG. Vediamo innanzitutto l'utilizzo delle griglie. Allora, vi ricordo che nel menu dove si selezionano tutti gli oggetti strutturali c'è una sezione grafica 2D. In questa sezione possiamo andare ad inserire appunto una griglia. Allora, in questo caso dobbiamo indicare il numero di righe e di colonne. Vedete, x con 1, x con 2 rappresenta questa distanza, y con 1, y con 2 rappresenta invece questa distanza. In questo caso, per esempio, andiamo ad inserire una griglia composta da 4 righe e 4 colonne, con una distanza imposta a 5 metri. Ecco, vedete, la griglia costituisce un po' il riferimento che utilizzeremo per andare poi ad agganciare i nostri oggetti. Incominciamo a selezionare dal menu l'oggetto pilastro. Allora, input ad oggetti, pertanto a destra, vedete, prima di inserire l'oggetto, possiamo subito definire quelle che devono essere le sue proprietà, le sue caratteristiche. Per esempio, impongo una sezione 30x70 e un materiale, un calcestruzzo di classe 2835 con un acciaio B450C. Allora, vedete, un primo clic e aggancio l'oggetto al mouse, alla maniglia. Con i tasti funzione F5 ed F6 dalla tastiera possiamo spostare questo punto sensibile. Con il tasto F7 ruotiamo intorno al punto sensibile. L'individuazione del punto sensibile è un po' come l'individuazione del filo fisso della pilastrata, perché se noi imponiamo il filo fisso in questo punto, qualora dovessimo in elevazione poi modificare la dimensione di questo pilastro, la sezione viene modificata però mantenendo fermo il filo fisso che abbiamo imposto attraverso il punto sensibile. Bene, a questo punto mi posiziono, diciamo, nel baricentro. E quando mi avvicino alla griglia, vedete che si attivano gli snap per consentire un aggancio in maniera precisa. Tutto
dobbiamo subito fare una precisazione. Vedete, quando io impongo le proprietà dell'oggetto prima di inserirlo sulla tavola grafica, queste proprietà vengono conservate, vengono memorizzate. Infatti, posiziono il primo pilastro. Pigio è il tasto ESC dalla tastiera in modo da perdere il comando. A questo punto, vedete, se io seleziono nuovamente l'oggetto pilastro, a destra nelle proprietà sono state conservate le proprietà che abbiamo assegnate a questo pilastro inserito per primo. E quindi procediamo all'inserimento anche di questo secondo pilastro. Immaginiamo adesso che vogliamo cambiare la sezione e il materiale. Per esempio, vogliamo inserire un pilastro con una sezione 30-30 in questo punto. E un altro pilastro, sempre di sezione 30-30, in quest'altro punto. Immaginiamo però che a questo punto vogliamo ancora una volta inserire dei pilastri con delle caratteristiche identiche a quelle inserite per prima. A questo punto è sufficiente, prima di prendere il comando pilastro, di andare a selezionare l'oggetto del quale vogliamo le proprietà. E infatti, dopo aver selezionato questo oggetto, se io riprendo il comando pilastro, vedete che in automatico viene riconosciuta la sezione 30x70. Incominciamo a discutere della fase di input per, come dire, evidenziare, delle semplici regolette che ci consentono di accelerare la fase di input. Vedete, faccio una semplice finestra col tasto sinistro premuto del mouse. Il programma mi ha individuato una selezione multipla, io filtro soltanto i 5 pilastri e in questo caso il punto sensibile si è posizionato in corrispondenza del baricentro di tutti i pilastri selezionati. A questo punto, tenendo premuto il tasto CTRL della tastiera e facendo clic con il tasto sinistro del mouse in questo punto, vedete abbiamo spostato il punto sensibile. Posso utilizzare a questo punto le operazioni, vedete qui in alto nel menu di segno, troviamo le funzioni di copia e incolla. Quindi in questo caso io copio gli elementi selezionati e li vado poi ad incollare. Quindi vedete come in questo modo abbiamo agevolmente copiato tutta la fila di pilastri. Ma le stesse funzioni di copia e incolla le possiamo anche attivare con i tasti funzione CTRL-C, CTRL-V dalla tastiera. Vedete, io seleziono tutti questi oggetti, filtro i pilastri. Sposto il punto sensibile con il tasto CTRL premuto della tastiera e poi faccio clic con il tasto sinistro del mouse in questo punto. Dopodiché, dalla tastiera CTRL C per copiare, CTRL V per duplicare e mi vado a posizionare i pilastri seguendo poi le indicazioni della griglia. Ecco, queste sono delle prime regole che dobbiamo, diciamo, imparare che possono agevolare notevolmente la fase di input. A questo punto cancello tutto per illustrarvi un'altra modalità, che è quella probabilmente anche più utilizzata, cioè di andare a recuperare un disegno in formato di XFDVG. Vedete, in questo caso vado quindi ad ricercare il mio disegno, ci viene subito richiesto quello che è il fattore di scala. Qua dobbiamo fare attenzione perché se nel CAD abbiamo disegnato in metri, cioè abbiamo imposto che l'unità CAD coincidesse con un metro, allora il fattore di scala deve rimanere uguale ad 1, così come proposto di default. Se invece nel CAD abbiamo disegnato in maniera diversa, quindi con l'unità CAD non corrispondente al metro, allora dobbiamo poi indicare al programma il fattore di scala adeguato. E a questo punto, vedete, abbiamo importato sulla nostra pianta il disegno di XFDVG che rappresenta un po' la traccia che dovremo seguire per inserire le strutture. Quindi dal menu degli oggetti incominciamo ad inserire i pilastri.
Quindi, in base a quello che abbiamo appena detto, andiamo a scegliere nelle proprietà una sezione o un materiale. Per esempio, questa volta scelgo una sezione 30x50, un calcestruzzo di classe 25-30. Attacchiamo l'oggetto alla maniglia e, come abbiamo prima visto, con i tasti funzione F5 ed F6 dalla tastiera spostiamo il punto sensibile. E iniziamo quindi ad inserire i pilastri seguendo le indicazioni del DVG. F7 è ruoto, il punto sensibile, ma nelle proprietà abbiamo anche un'importante funzione, il riconoscimento dal DXF. Se io attivo questa spunta, che cosa succede? Succede, vedete, che con questa bacchettina magica, se io effettuo una linea, diagonale, è il programma che riconosce direttamente dalla pianta le dimensioni di questi pilastri. Quindi noi stiamo facendo leggere la sezione direttamente dal disegno. E quindi vedete qui che cosa succede? Anche una cosa particolare, che il programma mi sta dicendo che ha dovuto aggiungere una sezione rettangolare 30x80 inizialmente non presente nell'archivio. Nella fase di disegno è utilissimo di volta in volta indicare quali sono gli snap opportuni nella fase appunto di modellazione, di input. In questo caso, per esempio, posso togliere lo snap prolungamento perché già ho il disegno di XF come riferimento e quindi è sufficiente lo snap intersezione. Vedete, qui dobbiamo definire bene l'allineamento di questo pilastro. Allora, sposto il punto sensibile. Attraverso queste maniglie ruoto la pilastrata intorno al punto sensibile e quindi poi attraverso l'uso corretto degli snap andiamo a definire l'allineamento. Facciamo la stessa cosa anche per questa pilastrata. Vedete? Mi definisco bene l'allineamento con l'uso degli snap e quindi vado ad orientare questi due pilastri nella maniera corretta. Andiamo ad inserire le travi, quindi dall'elenco degli oggetti nella sezione, vedete, del cemento armato, scelgo l'oggetto trave. Sempre la stessa filosofia, a destra nelle proprietà, vado ad attribuire una sezione e vado ad attribuire un materiale. A questo punto, vedete, incomincio, sempre col tasto funzione F5 o F6 a definire l'allineamento della travata. E posso decidere di disegnare la trave per singolo pezzo, oppure, in maniera molto più immediata, disegnare un'intera travata. Vedete, sarà il programma poi a spezzare ogni trave in corrispondenza del pilastro per formare il nodo. Spesso ci si chiede: ma quando disegno una trave, devo fermarmi a filo col pilastro? Per esempio, come in questo caso, o devo arrivare fino alla mezzeria o all'estremità opposta del pilastro? In realtà siamo liberi di disegnare come vogliamo. Questo perché in questo caso io ho disegnato la trave a filo con i pilastri. A destra, nelle proprietà, mi viene riconosciuta una lunghezza di 4 metri. È una luce libera di inflessione di 4 metri. La luce libera di inflessione misura quello che è il tratto deformabile della trave. Ebbene, se io questa trave la allungo, cioè la porto fino all'estremo opposto del pilastro, ecco, vedete, è cambiata la lunghezza della trave, che in questo caso è 4,50 m, ma la luce libera di inflessione, che poi è la quantità che ci serve nel calcolo, è sempre la stessa. Quindi noi possiamo disegnare liberamente come vogliamo le travi perché la luce libera di inflessione non subisce modifiche in funzione a come abbiamo disegnato l'oggetto. Un suggerimento potrebbe essere quello di disegnare semmai gli elementi in asse, ma per essere sicuri che si toccano, perché a volte potrebbe capitare che per una piccola imprecisione nel disegno, come in questo caso, pensiamo che gli elementi sono attaccati, in realtà sono fisicamente staccati, quindi per comodità potremmo decidere di disegnare semmai fino alla mezzeria della pilastrata. Bene, detto questo, quindi continuiamo con l'inserimento
con l'inserimento delle travi. Quindi è importante in questa fase, ripeto, l'uso corretto degli snap, ma per essere appunto precisi nella fase di disegno. Anche per le travi c'è una funzione, il riconoscimento, vedete qui nelle proprietà, da DXFDVG. Vedete, se io attivo questa funzione, impongo l'altezza della trave, l'altra dimensione la faccio leggere direttamente al programma, semplicemente seguendo una linea trasversale. In questo modo il programma si legge la larghezza della trave direttamente dalla pianta. A questo punto posso prolungare, per esempio, questa travata centrale per tutte e tre le campate, e farò la stessa cosa anche per le travi centrali. Quindi andiamo a prolungare le travate centrali per la seconda campata. Bene, questo è quello che abbiamo disegnato in pianta. Andiamo subito a vedere quella che è la vista tridimensionale. Quindi il modello 3D che stiamo sviluppando, come anticipato già più volte, vedete, possiamo anche mantenere aperte a video entrambe le finestre per avere una vista sia della pianta che del modello 3D. Bene, a questo punto vediamo come si inseriscono nuovi piani. Allora, qui nel navigatore dove troviamo livelli, possiamo effettuare un tasto destro del mouse, si apre la gestione livelli. E andiamo a definire nuovi piani. Per esempio, andiamo ad inserire un piano primo e andiamo ad inserire un piano copertura. Vedete, nella finestra della gestione livelli, il programma ci chiede di indicare una serie di informazioni, in particolar modo l'altezza, chiaramente, diciamo, del piano, e anche poi di specificare alcune caratteristiche, se il piano è rigido, eccetera, eccetera. Ma su questi, diciamo, aspetti ci ritorneremo quando affronteremo problematiche specifiche di modellazione. In questa fase, come anticipato, ci stiamo soltanto preoccupando di vedere come si disegnano gli elementi strutturali. Però una cosa subito va chiarita: il concetto di piano. Allora, vedete qui da questa finestra possiamo attivare questa vista. Questa vista è importante perché da questa vista noi riusciamo subito a capire che il concetto di piano che abbiamo in Edilus è diverso dal concetto di piano che intendiamo dal punto di vista tecnico. Infatti, se guardate questo disegno, vedete, in Edilus, come piano terra, noi in realtà non intendiamo un piano, ma intendiamo tutto questo volume che va dall'estradosso della fondazione fino all'estradosso del primo solaio. Quindi in Edilus il piano terra non è un piano, ma è un volume che comprende tutta una serie di oggetti, pilastri, pareti e travi appartenenti a questo volume. Per esempio, se diamo qui l'ok, vedete, nella vista tridimensionale tutti questi oggetti appartengono al piano terra, ecco quindi che il piano diventa il volume contenente tutti questi oggetti. Se torniamo nella gestione livelli, allo stesso modo, vedete, quando noi definiamo il piano primo è da intendersi come tutto questo volume, cioè il volume che va dall'estradosso del primo solaio fino all'estradosso del secondo solaio, e questo piano, che quindi è un volume, comprende tutti gli elementi verticali e orizzontali appartenenti ad esso. Definiti quindi i livelli, vediamo adesso come si procede ad inserire le strutture agli altri piani. Allora, portiamoci un attimo sulla tavola del piano terra, e vedete, dalla tavola del piano terra mi porto sulla toolbox copia. L'utilizzo della funzione copia è sicuramente la modalità quella più veloce, più automatica per definire subito le strutture ai vari livelli con una semplicissima operazione.
Vedete, attraverso la toolbox copia posso dire al programma di copiare tutti gli oggetti definiti al piano terra oppure soltanto alcune tipologie di entità, per esempio i pilastri e le travi, e di portarli al piano primo come tavola di destinazione. Diamo l'applica e quindi vedete come con una semplice operazione sono state riconosciute tutte le strutture al piano primo. Vediamo invece come procedere con la modellazione della copertura. Vedete, io qui ho aperto la pianta della copertura, però non ho nessun riferimento e allora attivo la funzione background. Con la funzione background dico al programma di visualizzare al piano copertura gli oggetti che sono stati disegnati al piano primo, dando l'applica e premendo il tasto F2 dalla tastiera in modo da centrare. Sulla pianta della copertura io ritrovo la traccia dei pilastri del piano primo. A questo punto quindi ho i riferimenti per poter inserire le pilastrate. In questo caso vedete il pilastro era stato inserito ovviamente con una rotazione, perché quando abbiamo definito l'allineamento corretto al piano terra avevamo dato appunto una rotazione che adesso abbiamo eliminato, mentre qui dobbiamo inserire un pilastro con una sezione 30x80. Bene, inseriti i pilastri, andiamo anche ad inserire per esempio quella che può essere una trave di colmo. Ovviamente a destra nelle proprietà dobbiamo specificare come al solito la sezione ed il materiale, e andiamo anche ad inserire per esempio delle travi nell'altra direzione, cioè nella direzione trasversale. È chiaro che quando inseriamo questi oggetti, il programma li inserisce orizzontali e alla coda del piano, però è chiaro che questi oggetti, se sono delle travi di copertura, dovranno avere una giusta inclinazione. Pertanto, se io seleziono questa trave, vedete, sulla trave possiamo leggere quella che è una freccia che punta dall'estremo iniziale all'estremo finale. Pertanto, per inclinare questa trave è sufficiente dare all'estremo iniziale la quota giusta, non 3 metri ma 0. Possiamo fare la stessa cosa anche per quest'altra trave, oppure appoggiarci a delle funzioni più grafiche. Vedete, se apro la vista editor 3D, qui troviamo una funzione verticale on-off. Quando attivo questa funzione, cioè quando diventa arancione, vedete, se io seleziono la trave, la posso spostare, posso traslare in verticale questo estremo, per cui a questo punto, quando mi avvicino al punto corretto, si attivano gli snap e quindi faremo leggere correttamente la quota, in questo caso vedete, dell'estremo finale, direttamente dal programma, quindi senza andare ad impostare nulla a livello chiaramente diciamo di tastiere e quindi a livello di proprietà. Ora è chiaro che in questa fase, vedete, stiamo semplicemente, come dire, mostrando quelle che sono le diverse funzionalità offerte dal programma per poter eseguire determinate operazioni. Chiaramente la copertura noi la potremmo anche modellare in un'altra maniera, cioè immaginiamo per esempio che i pilastri di bordo avranno diciamo un'altezza minore di quelli al colmo, per cui potremmo ancora procedere con la funzione copia, cioè diciamo al programma di copiare tutti gli oggetti del piano primo al piano copertura. Poi sulla pianta della copertura semmai alcuni oggetti potrebbero anche non servirci e quindi li andiamo ad eliminare. Possiamo anche inserire stesso sulla pianta della copertura, per esempio, ulteriori elementi. Per esempio, qui adesso andiamo ad inserire delle travi in corrispondenza delle linee di displuvio di questa copertura. Quindi inseriamo un elemento qua
e inseriamo un elemento dall'altra parte. Ancora una volta, vedete, gli elementi si presentano orizzontali, per cui a questo punto io seleziono i pilastri di bordo, vedete, o eseguendo delle finestre oppure tenendo il tasto Shift premuto della tastiera, e a questo punto vado a cambiare l'altezza. Per esempio, impongo un'altezza di 2 metri e vedete, qui il programma ci chiede se vogliamo spostare le entità che sono collegate. A questo punto, attivando questa richiesta, nel momento in cui noi andiamo quindi a dare l'ok, vedete, non solo si è modificata l'altezza dei pilastri, ma si è aggiornata proprio la forma della copertura. Se questo pilastro, per esempio, invece che di 2 metri, lo voglio fare alto 5 metri, sempre con la funzione sposta entità collegate, vedete come ancora una volta è l'intera copertura che segue la nuova altezza assegnata appunto al pilastro. Bene, definite le strutture, iniziamo a vedere come si applicano i carichi sulla struttura. Quando parliamo di carichi, parliamo di solai, di tamponature, di balconi. Allora, vedete, dall'elenco dove selezioniamo gli oggetti strutturali c'è una specifica sezione carichi, solai, balconi. Prendo l'oggetto solaio e, come al solito, a destra nelle proprietà dovremo dare tutta una serie di informazioni di proprietà riguardanti il solaio. In questa fase non preoccupiamoci di queste proprietà, poi le discuteremo in maniera più approfondita in altre lezioni. Vediamo invece come si inserisce un solaio. Per inserire un solaio è necessario innanzitutto avere un perimetro chiuso da elementi strutturali o elementi fittizi, che poi più in avanti illustreremo, che si chiamano travette CFC, però la cosa importante è avere un perimetro chiuso. Dopodiché l'inserimento, vedete, è banale, basta fare una semplice linea che indica quella che è l'orditura dei travetti. Quindi vedete, con una semplice linea inseriamo i nostri solai. Quando parliamo di solai, parliamo di un elemento orizzontale alleggerito con laterizio, quindi con pignatte, e che si distingue da quello che è un altro oggetto, che è la soletta. Quando parliamo di soletta, intendiamo sempre un elemento bidimensionale orizzontale, ma è un elemento pieno in cemento armato. Vedete, l'inserimento della soletta è banale, basta fare clic all'interno del campo. Anche per l'inserimento della soletta è necessario avere sempre un perimetro contornato da elementi, quindi o strutturali travi o non strutturali, che poi illustreremo. Si tratta di questi oggetti che si chiamano travette CFC. Allora, la soletta, dicevamo, è un elemento bidimensionale, e quindi per la soletta è necessario definire due direzioni, una direzione principale e una direzione secondaria. Vedete, la direzione principale è rappresentata da questa doppia linea sull'icona della soletta, la direzione secondaria invece è la direzione ortogonale. Poi nelle altre lezioni vedremo l'inserimento di solette e solaia anche in contesti un po' più complessi. Disegnati questi oggetti al piano terra, attraverso la funzione copia, possiamo dire al programma di copiare appunto solette e solai del piano terra al piano primo. E quindi anche nella vista tridimensionale vediamo come l'operazione sia avvenuta in maniera corretta. Sulla tavola del piano terra, il disegno indica la traccia di un balcone. Solitamente, quando abbiamo degli sbalzi, li andiamo proprio a modellare con un oggetto specifico che si chiama balcone in cemento armato. A destra, nelle proprietà, dobbiamo definire una serie, chiaramente, diciamo, di informazioni che per il momento tralasciamo, perché vogliamo vedere soltanto come avviene l'inserimento di questo oggetto. Vedete, l'inserimento avviene per punti, seguendo la traccia del disegno.
In corrispondenza dell'ultimo punto, tasto destro termina e abbiamo inserito il nostro balcone. Vedete, il balcone nel modello di calcolo è semplicemente un carico. Nella vista 3D vi mostro, vi inizio a mostrare un'anteprima del modello strutturale. Ecco, vedete, con questo, da questo bottoncino, oppure cambiando qui la vista, possiamo attivare lo strutturale. Vedete, dallo strutturale del balcone non c'è alcuna traccia, nel senso che nello strutturale vediamo le solette, le travi, ma non vediamo né balconi né solai, nel senso che questi oggetti nel modello di calcolo sono dei carichi, per cui la prima cosa dobbiamo definire con l'analisi dei carichi del balcone per dire quanto pesa a metro quadrato. Senza entrare troppo nel dettaglio delle proprietà del balcone, anticipiamo soltanto questa importante proprietà: genera torsione. Di default è pari al 100%. Attraverso questa voce noi possiamo indicare quella che è l'aliquota di torsione che il balcone deve trasferire agli elementi portanti, in questo caso alle travi che lo portano. Bene, completiamo l'inserimento dei solai, portiamoci sul piano della copertura, prendiamo l'oggetto solaio in cemento armato, andiamo a scegliere una copertura, come analisi dei carichi, una copertura non accessibile, e ancora una volta riportiamo chiaramente gli oggetti indicando la semplice linea di orditura del solaio. Parlando di carichi, dobbiamo introdurre degli oggetti importanti che sono le tamponature, cioè le tamponature ovviamente sono gli elementi di chiusura. Quando selezioniamo l'oggetto tamponatura, la prima cosa a destra dobbiamo andare a definire quella che è l'analisi dei carichi. Ancora una volta, vedete, se ci portiamo nell'archivio elementi analisi dei carichi, per le tamponature, così come per gli altri oggetti strutturali, il programma ci propone un default. Vedete, noi possiamo tranquillamente aggiungere la nostra analisi dei carichi, la chiamiamo per esempio tamponatura di chiusura, e andiamo ad indicare il peso proprio, quindi andiamo ad indicare quanto pesa questa tamponatura a metro quadrato. Per esempio impostiamo qui, non so, un valore 1500. È chiaro, è un valore poi chiaramente da andare poi sempre a calcolare in maniera opportuna in base al peso specifico del materiale. Bene, a questo punto quindi vediamo come si procede con l'inserimento dell'oggetto. L'oggetto lo possiamo inserire anche dalla vista tridimensionale, quindi selezioniamo l'oggetto, andiamo ad associare proprio l'analisi dei carichi che abbiamo definito, tamponatura di chiusura, e vedete qui l'inserimento è banale, basta fare clic direttamente sulla trave. A questo punto, vedete, con il riconoscimento automatico è il programma che estende la tamponatura a tutto, diciamo, il telaio. Se invece qui vogliamo simulare un parapetto, per esempio, possiamo imporre anche un riconoscimento manuale. Diamo un'altezza, per esempio, di un metro, e quindi andiamo a questo punto, vedete, a simulare la presenza di parapetti. Ma è possibile anche inserire parzialmente la tamponatura su una trave, vedete, andando ad impostare per esempio quelle che sono le distanze dall'estremo iniziale e dall'estremo finale. In questo modo noi possiamo anche avere un'applicazione parziale della tamponatura. Continuiamo quindi ad illustrare gli altri oggetti che possiamo inserire nel nostro modello. Accedendo nel campo del cemento armato troviamo setti e pareti. Setti e pareti sono entrambi elementi strutturali bidimensionali verticali. Ecco, per il momento vediamo quando dobbiamo utilizzare il setto e quando dobbiamo utilizzare la parete. Solitamente la parete la dobbiamo utilizzare quando abbiamo la classica parete dell'interrato, la parete controterra.
L'oggetto setto invece è quando abbiamo delle pareti a tutta altezza, quindi per esempio per modellare il vano ascensore oppure per modellare una parete di taglio. Diciamo che dal punto di vista del modello strutturale verranno discretizzati con gli stessi elementi shell, soltanto che nel caso dei setti le verifiche e le regole di dettaglio costruttivo andranno a seguire quelle che sono delle precise indicazioni normative. In questo caso, dicevamo, sulla tavola del piano terra andiamo ad inserire velocemente quelle che sono le pareti del piano interrato. È chiaro che, come dicevamo prima, a destra nelle proprietà poi dell'oggetto dobbiamo sempre andare a specificare lo spessore e il materiale, cioè così come abbiamo fatto per gli altri elementi strutturali. Andiamo quindi a effettuare una vista estesa del modello 3D che presenta anche la presenza delle pareti. Se abbiamo inserito quindi le pareti controterra è per contenere la spinta del terreno. Anche per la spinta del terreno c'è un apposito oggetto. Vedete, ci portiamo nell'elenco di tutti gli elementi strutturali e nella sezione dei carichi troviamo degli oggetti che sono la spinta del terreno e la spinta idrostatica. Questi elementi vanno inseriti direttamente dalla pianta, quindi portiamoci un attimo sulla pianta del piano terra, selezioniamo appunto l'oggetto e procediamo con l'inserimento. Io adesso, vedete, con il tasto funzione F5 della tastiera vado a definire quello che è il verso di azione della spinta. Sto procedendo all'inserimento per punti. Questo perché? Perché procedere per punti ci consente di andare poi ad modellare in maniera molto più realistica quello che è l'andamento del terreno. Quindi procediamo con l'inserimento su tutti i lati, delle pareti di questo oggetto. Bene, a questo punto portiamoci nella vista, tridimensionale e, come dicevamo prima, a destra nelle proprietà dell'oggetto dobbiamo andare a definire una serie di informazioni. Innanzitutto dobbiamo andare ad impostare chiaramente il terreno, quindi si presume che abbiamo nell'archivio impostato un nostro terreno con le caratteristiche della relazione geologica. Dopodiché dobbiamo andare ad impostare il tipo di spinta che il programma deve andare a calcolare, e cioè se è una spinta attiva, se è una spinta passiva o una spinta a riposo. Ovviamente il tipo di spinta da calcolare deve essere coerente con l'informazione che il programma qui ci chiede, e cioè se gli spostamenti in testa al muro sono consentiti oppure no. Per esempio, in questo caso, siccome in testa alle pareti abbiamo un solaio che in qualche modo crea una condizione di vincolo, potremmo anche dire al programma che gli spostamenti in testa al muro non sono consentiti e quindi molto più realisticamente dovremmo andare a calcolare quella che è una spinta a riposo. Chiaramente queste informazioni quantificano proprio l'entità della spinta, in particolare l'informazione sugli spostamenti consentiti consente di quantificare il valore del coefficiente beta m così come indicato dalle norme. È possibile poi anche indicare che sul terrapieno è presente un sovraccarico, quindi dobbiamo esprimere in newton a metro quadrato il valore del sovraccarico presente sul terreno, in modo tale che di questo sovraccarico si tenga conto nel calcolo della spinta del terreno. Come dicevamo prima, abbiamo inserito la spinta per punti. Attivo questa funzione dall'editor 3D verticale on off.
in modo tale che, avendo definito per punti il disegno della spinta del terreno, adesso lungo queste verticali abbiamo proprio la libertà di andare a modellare l'andamento del terreno. Quindi questa cosa che in questa fase ci sembra un po' un gioco, in realtà poi ci consentirà comunque di andare a applicare delle precise pressioni orizzontali nel calcolo proprio, diciamo, dell'azione della spinta sulla parete. Immaginiamo che dobbiamo anche qui, per esempio, realizzare una piscina, pertanto ci portiamo in pianta. E andiamo a definire delle pareti che dovranno contenere anche quella che è un'altra azione, cioè la spinta idrostatica appunto sulle pareti. Sempre nel menu degli oggetti andiamo a prendere quest'altro elemento, spinta idrostatica, che si applica sostanzialmente come la spinta del terreno, quindi procedendo per punti e quindi poi chiudendo il poligono. Anche vedete dalla vista tridimensionale possiamo vedere la rappresentazione della spinta, possiamo vedere la rappresentazione appunto dell'acqua. Bene, a questo punto vediamo come si inserisce quella che è una struttura di fondazione. Portiamoci proprio sulla pianta delle fondazioni e qui troviamo il background che ci mostra gli elementi disegnati al piano terra. Dal menu degli oggetti prendo l'oggetto trave Winkler, do una sezione più appropriata, per esempio una sezione a tiro rovescia, e quindi una prima modalità consiste proprio nel tracciare, vedete, le travi Winkler seguendo le indicazioni in questo caso del background, oppure potremmo seguire quelle che sono le indicazioni di un DXF DVG. E questa chiaramente è una prima modalità per inserire le strutture di fondazione. Un'altra modalità potrebbe essere la seguente, molto più veloce, cioè seleziono l'oggetto trave Winkler, a destra nelle proprietà c'è una funzione generazione automatica della fondazione da parete muro. Attivando questa funzione, vedete, è sufficiente selezionare una finestra e sarà il programma che in automatico sotto ogni parete inserisce la trave di fondazione. Ma vediamo ancora un'altra possibilità. Dalla tavola del piano terra posso dire al programma di copiare soltanto le travi e di portarle in fondazione come tavola di destinazione. È chiaro che le travi che sono state copiate sono le travi del piano terra, quindi delle comuni travi di elevazione. A questo punto vedete, seguo una finestra che individua una selezione multipla, filtro soltanto le travi, cioè indico che si tratta di una trave di fondazione, assegno un terreno e chiaramente vado a dare una sezione più appropriata, per esempio una sezione a tiro rovescia. E quindi in questo modo, ecco, in maniera ancora più veloce, abbiamo modellato la struttura di fondazione. Ma in fondazione possiamo anche prevedere altre tipologie di fondazioni superficiali. Poi abbiamo anche la possibilità di inserire, per esempio, fondazioni su pali, ma di questo ci occupiamo in altre lezioni. Vediamo per esempio come è possibile inserire una platea di fondazione. Immaginiamo per esempio che la platea non sia proprio a filo con la struttura, ma per esempio ha una sporgenza di una cinquantina di centimetri. Quindi vedete, io con l'oggetto misura che ho prelevato dall'elenco degli elementi strutturali, cioè nell'apposita sezione grafica 2D, attraverso l'oggetto misura ho individuato un punto di riferimento, dopodiché inserisco una griglia rettangolare, do delle dimensioni che devono essere poi le dimensioni della nostra platea di fondazione e quindi mi aggancio con la griglia a questo punto che ho preso come riferimento attraverso l'oggetto misura.
Bene, a questo punto, vedete, prendo l'oggetto platea, a destra do lo spessore, do il materiale, così come faccio per tutti gli altri elementi strutturali, e quindi per punti, seguendo l'indicazione della griglia, incomincio ad inserire la platea. In corrispondenza dell'ultimo punto, vedete, tasto destro termina, ed ecco quindi inserita la platea, la piastra, al di sotto della nostra struttura. Bene, in questa lezione quindi abbiamo iniziato a vedere come abbiamo iniziato a conoscere un po' i diversi oggetti, i diversi elementi strutturali. Abbiamo visto come si inseriscono, si disegnano essenzialmente all'interno di un modello. Come però vi ho anticipato all'inizio della lezione, nelle prossime chiaramente vedremo come ciascuno poi di questi oggetti interviene nella definizione del modello ad elementi finiti. La vista strutturale la possiamo attivare da questo bottoncino oppure cambiando semplicemente la modalità della vista. Ecco, questo è il modello strutturale che il programma sta iniziando a predisporre a partire dal disegno della nostra struttura. E chiaramente la definizione di questo modello strutturale sarà oggetto delle future lezioni.